Pochi giorni fa questa immagine ha fatto il giro delle TV e dei giornali. Monti è intervenuto presso il Council on Foreign Relations e ha affermato, rispetto ad l'ipotesi di un suo nuovo mandato, che se il presidente e il paese glielo dovessero chiedere, lui sarebbe pronto. È sicuramente una dichiarazione di spessore perché viene rilasciata negli Stati Uniti e perché è all'interno della cornice istituzionale del Council on Foreign Relations. Rispetto al fatto che sia negli Stati Uniti, ricordo che l'ex presidente Cossiga, nel libro Fotti il potere, richiamava una sorta di sistema di gradimento statunitense che aveva possibilità, di incidere, di avere un certo rilievo per quanto riguarda la nomina di alcuni ministri, compreso il primo ministro italiano. Ma oggi vorrei lasciare stare questi argomenti e concentrarmi sul Council on Foreign Relations e sul fatto che questo abbia oggettivamente avvallato e fornito questa cornice istituzionale proprio per l'ipotesi di un Monti bis. Per voi, che avete ingoiato la pillola rossa della verità, è giunto quindi il momento di un nuovo viaggio nei meandri di ciò che non ci viene detto, di ciò che ci viene nascosto. Probabilmente il turbinio di nomi potrebbe farvi girare la testa, potrebbe confondervi o potrebbe darvi la nausea, ma servirà sicuramente per capire o per avere conferma di chi ci governa effettivamente. Servirà per comprendere che è giunto il momento di salvarci, ognuno per sé e ogni individuo insieme agli altri per l'intero paese. Partiamo dunque per questo nostro viaggio nel paese di chi comanda e cominciamo a chiederci chi sono le persone che compongono questo Council on Foreign Relations e che hanno deciso di legittimare un nuovo governo Monti. Quali ragioni, quali interessi si nascondono dietro questo tipo di passaggio? Cominciamo subito. Nel Board of Directors della struttura ci sono tanti nomi, ci sono molte aziende, multinazionali, molte figure politiche e istituzionali del governo degli Stati Uniti, ma soprattutto moltissime banche e finanziarie. Carla Hills, co-presidente della struttura del CFR, fa parte dell'Inter-American Dialogue, un centro statunitense che fa analisi politiche, scambi e comunicazione in materia di politiche cosiddette occidentali. E la stessa Hills riveste una posizione significativa nella Gilead Sciences, un'importante azienda farmaceutica. È stata principale consulente per il commercio internazionale del presidente George Bush padre. Attualmente la Hills siede nella commissione consultiva della JP Morgan Chase e ha funzione apicale nell'American International Group, nella Rolls Royce e nella Coca-Cola. Fa anche parte del Comitato Nazionale Stati Uniti-Cina. Altro nome rilevante, che è anche lui un co-presidente, è Robert Rubin, già segretario del Tesoro statunitense. In qualità di funzionario dell'amministrazione Clinton, ha operato per la riduzione del debito, per avere un dollaro più forte, ma soprattutto ha agito per deregolamentare molte aree dei mercati finanziari. E nel 99 è diventato uno dei massimi dirigenti della Citigroup, un vero e proprio colosso finanziario, una di quelle che si può definire le sette sorelle bancarie e finanziarie a livello mondiale. A ruota segue il nome di David Rubenstein, cofondatore del gruppo bancario e finanziario Carlyle. Viene citato nel film di Michael Moore, Fahrenheit 9/11, perché è quello che ha investito il denaro della famiglia Bin Laden. Oggi invece si limita a far parte della commissione consultiva di JP Morgan Chase. Arriviamo a Richard Salomon, che è vicepresidente del East End Advisors, una compagnia di consulenza finanziaria. Fa parte del Rockefeller Board ed è vicepresidente dell'omonima fondazione. C'è poi Richard Haass, che è presidente del Council on Foreign Relations, o CFR, già dirigente della Casa Bianca con entrambi i Bush, padre e figlio. È direttore di un fondo di investimento che si chiama Fortress. Un altro nome che compare all'interno del Board of Directors del CFR è quello di John Abizaid, divenuto senior partner della JPA Partners, un'azienda di consulenze analitiche, dopo 34 anni di servizio nell'esercito e un sacco di medaglie conquistate. Giungiamo così a Peter Aikman,
direttore generale del Rockport Capital, che si occupa di investimenti e che è anche un membro del consiglio dell'American Abroad Media, AAM, un'organizzazione no profit che distribuisce e produce programmi negli Stati Uniti, in tutto il mondo, per, virgolettato, facilitare il dialogo e gli scambi internazionali. Arriviamo poi alla nostra Madeleine Albright, di cui ho parlato anche la volta scorsa, perché ovviamente fa parte dell'Aspen Institute. È stata segretaria di Stato con Clinton e alla guida del National Democratic Institute, fondato principalmente dal governo degli Stati Uniti, per, si legge, virgolettato, assistere gruppi politici in tutto il mondo. Fa parte del processo di democratizzazione, in sostanza. A ben guardare, ho l'impressione che la Albright, insieme ad altri componenti, stiano un po' cercando a livello di lotta contro il terrorismo, visto che fa parte anche dell'Aspen Institute Homeland Security Group, stiano un po' cercando quella che è la pagliuzza al di fuori e non si rendono conto che invece loro sono la trave. Arriviamo poi ad una serie di ruoli uniti da un filo rosso. Partiamo da Mary Boez, che fa parte del consiglio amministrativo dell'International Center for Journalists. Giornalisti sono anche Tom Brokaw, corrispondente speciale dell'NBC News, e Margaret Warner, già reporter del Wall Street Journal e di Newsweek. C'è poi anche Fareed Zakaria, che collabora con la CNN ed è editore del Newsweek International. Nel CFR, oltre ai media, troviamo poi anche David Bradley, presidente e proprietario dell'Atlantic Media Company, la cui missione è informare, elevare e rilanciare il dibattito nazionale. Poco casualmente lo troviamo anche all'interno della Trilaterale, dove era anche il nostro Monti, anche per qualche mese dopo la nomina a primo ministro. Tra i nomi che contano nel CFR troviamo anche quello di Sylvia Matthews Burrell, presidente della Walmart Foundation, quella collegata alla catena di supermercati negli Stati Uniti, dirigente esecutivo della Fondazione Gates, già funzionario dell'amministrazione Clinton. Sempre poco casualmente troviamo anche lei nella Trilaterale. Nel CFR c'è anche Martin Feldstein, presidente emerito dell'Ufficio Nazionale delle Ricerche Economiche, già consigliere del presidente Reagan, direttore della Eli Lilly azienda farmaceutica e consigliere dell'Hedge Fund Paulson & Co. È anche membro dell'NGUSCR, che cura i rapporti con la Cina per salvaguardare gli interessi statunitensi, e della Trilaterale. E poi il turno di un certo Stephen Friedman, qualcosa ci dovrebbe dire. Non tanto perché è presidente dello Stone Point Capital, ma in quanto è stato già direttore della Goldman Sachs. E qualche cosa in comune, insomma, con il nostro Monti, con i nostri Draghi, con i nostri Prodi, insomma, qualche cosa c'è. Questo Friedman è stato anche presidente della Federal Reserve e, guarda caso, è, come abbiamo già detto recentemente, amministratore in Aspen Institute. Troviamo anche il nome di Ann Fudge all'interno del Council on Foreign Relations, direttore della General Electric, siede nel consiglio di amministrazione della Novartis, la multinazionale farmaceutica. È stata dirigente della Gates Foundation e amministratrice della Rockefeller Foundation. Altro uomo di potere nel CFR, Thomas Glocer, direttore della Merck Farmaceutici, così come Peter Henry, presidente della Stern School of Business, a capo dell'Economics and International Trade Agency Review Team di Obama, e amministratore anche dell'Ufficio Nazionale delle Ricerche Economiche. C'è poi Tomlinson Hill, già coamministratore delegato della Lehman Brothers e ora vicepresidente del Blackstone Group, un colosso della finanza. Continuiamo il volo con i nomi del CFR, con Dana Hrinak, presidente della Boeing, il ramo brasiliano. E a proposito delle compagnie aeree, c'è anche Alberto Ibarguen, presidente della Knight Foundation, ma anche direttore della PepsiCo e della AMR, compagnia aerea affiliata all'American Airlines. Nel CFR c'è anche Sherrian Jackson, direttore dell'IBM, della compagnia petrolifera Marathon Oil Corporation, dell'azienda di corrieri FedEx, della Medtronic, che vende materiale ospedaliero. È anche componente dell'autorità di regolamentazione per quella che negli Stati Uniti chiamano industria finanziaria. Quanto di più spaventoso possibile questo termine, industria finanziaria. Altro personaggio del CFR è Muhtar Kent, presidente e amministratore della Coca-Cola Company,
dirigente dell'NCUSCR che cura i rapporti con la Cina e amministratore del Centro per gli Studi Strategici Internazionali. Altro personaggio di spicco è Jiamin Mishik, presidente e vice amministratrice della Kissinger Associates, ex direttore dei programmi di intelligence del National Security Council nell'era Clinton, ma è anche stata capo del fondo di investimento globale della Lehman Brothers. Fra gli altri, ci sono poi anche Joseph Neer, membro della Trilaterale e amministratore sempre del Centro per gli Studi Internazionali Strategici, e ancora James Owens, amministratore delegato della Caterpillar, membro del comitato consultivo dell'IBM, direttore di Alcoa e qualche cosa in Italia e in Sardegna dovremmo saperne, membro del comitato presidenziale per le politiche del commercio e delle negoziazioni, è dirigente di Morgan Stanley. Altro nome importante è quello di Peter Peterson, a capo dell'omonima fondazione, già presidente della Federal Reserve e della Lehman Brothers. È stato amministratore della Black & Decker, della 3M e della General Foods, poi acquisita dalla Philip Morris. Rilevante anche la figura di Colin Powell, generale in pensione dell'esercito degli Stati Uniti, che è stato già segretario di Stato, guerrafondaio, con il presidente George Bush. Andando avanti, troviamo anche il nome di Penny Pritzker all'interno del CFR, fondatrice e amministratrice del gruppo finanziario che le fa capo e dell'immobiliare Pritzker Realty Group, e amministratrice della catena Hyatt Hotels, consigliere della Real Estate Roundtable, che è un immobiliare, e presidente della finanziaria TransUnion. Altro personaggio importante è Wim Weber, già presidente del National Endowment for Democracy, NED, una fondazione quasi governativa che si occupa, fra l'altro, di dare sostegno a rivoluzioni colorate, fiorite o alle catene umane che sono di interesse e di opportunità per gli Stati Uniti. Weber è anche membro di Aspen Institute, consigliere di America Broad Media, direttore del National Public Radio, quindi ha a che fare con i media. Singolare è anche il ruolo di Christine Todd Whitman, che a proposito di Green Economy è stata al contempo amministratrice dell'Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale e consulente della British Petroleum America. Attualmente direttrice della Texas Instruments, è presidente del gruppo strategico che porta il suo nome. Di quali strategie si occuperà? Semplice, energia e ambiente. Forse anche per questo è a capo del progetto di amministrazione della salute di Aspen Institute. Menzione speciale infine per i dirigenti emeriti del Council on Foreign Relations, che ricordo è un'istituzione statunitense, ma che ha una propria affiliazione anche in Europa, con lo European Council on Foreign Relations. E questo era molto interessante, poi tornarci su, magari una puntata dedicata per non allungare troppi tempi, per vedere chi ci sta all'interno di questo European CFR. Ebbene, chi sono i dirigenti emeriti del CFR? Fra i vari nomi troviamo Maurice Greenberg, amico intimo di Henry Kissinger, e azionista di maggioranza della American International Group, una compagnia mondiale di assicurazioni. E ultimo, ma non certo per importanza, c'è David Rockefeller, presidente onorario del Council on Foreign Relations, già presidente della Chase Manhattan Bank, ora JP Morgan Chase, membro della Trilaterale, membro del Bilderberg, di questi gruppi segreti che lavorano, come loro amano dire, a porte chiuse. Ricapitolando dunque, multinazionali alimentari, farmaceutiche, petrolifere, TV, giornali, radio, gruppi di potere come Bilderberg e come Trilaterale, uomini di potere nell'esercito e nelle istituzioni degli Stati Uniti, assicurazioni, fondi di investimento, finanziarie e banche. Questa è la spina dorsale del Council on Foreign Relations. Questi sono gli uomini che hanno dato l'avallo all'ipotesi di un secondo governo Monti. Abbiamo capito dunque chi decide. Quali poteri ci sono dietro un'apparente innocente apparizione e dichiarazione di Monti, dietro quali campeggia appunto questo tabellone dove si trova scritto più volte Council on Foreign Relations. Ci siamo sicuramente ubriacati di nomi, ruoli e incarichi, ma abbiamo scoperto quant'è profonda la tana del bianconiglio. Nessuna meraviglia dunque se chi dovrebbe salvarci e viene riproposto per salvarci nuovamente, in realtà sta facendo gli interessi della grande finanza dei grandi gruppi speculatori internazionali. Impariamo dunque dai greci e di fronte a simili personaggi e alle loro strampalate idee di aiuto, cominciamo a porci dicendo no grazie, non vogliamo essere aiutati, non vogliamo essere salvati da voi.
Siamo noi che dobbiamo salvare noi stessi e la nostra esistenza.